Ciao a tutti Gucci e ben ritornati dal vostro Andrea Link 91 su Yokai Watch 2. Nello scorso episodio ho fatto le missioni, diciamo, principali per andare avanti nella storia e oggi andrò al Monte Mediano per vedere cos'era quella voce. Prima di iniziare però alcuni utenti mi hanno fatto notare, o meglio mi hanno detto, ma Andrea Link, ma io sto più avanti di te, tu sei a rango D, io sono a rango A. Ragazzi, ok. Mi fa piacere che siete più avanti di me nella storia, ma io il tempo per giocare non ce l'ho. Sinceramente parlando, il tempo per giocare è poco. E quel poco tempo che ho lo uso appunto per giocare a Yokai Watch o comunque sia giocare alcuni giochi che ho da recuperare perché sembra incredibile, ma non riesco a finire i giochi che incomincio. Li incomincio e non riesco a finirli perché passa troppo tempo. Tra YouTube e la vita privata non ce l'ho, quindi insomma, mi sto sbagliando di continuo. Ve lo dico, la vita privata non ce l'ho, non è una fesseria, passo il mio tempo tra gioco e lavoro, più che altro sul lavoro, quindi praticamente passo il 90% del mio tempo lì. Quindi insomma, non è che io abbia tanto tempo libero, come sembra, e quel poco tempo che ho lo passo giocando appunto per ai giochi che mi piacciono oppure appunto su YouTube facendo video. Ma sinceramente mi va bene così, non ne faccio una colpa a YouTube che mi porta via tantissimo tempo. Mi piace fare video per voi e quindi insomma mi sta bene anche così. Ah, comunque quello che non ha una vita privata è una battuta, non so. Devo spiegarlo, cioè devo dirlo che è una battuta? Non credo. Ad ogni modo, sto trovando degli oggetti interessanti. Qui anche alcuni yokai. Ehi, guardalo, mi insegue. In questa rocca. Non ho letto perché io non leggo, non so leggere, ok? E già questo è incantato come? Non ho neanche il tempo di tirare fuori lo stilo. Mio Dio, stavo registrando con l'audio del 3DS alzato. Si sentirà un po' un casino per i primi 2 minuti, ma va bene lo stesso. Ho messo il gain al minimo del microfono, quindi almeno un po' si riduce. Ad ogni modo, diciamo che, cavolo, Collerio davvero incanta così tanto? Non l'ho affrontato quasi mai nello scorso Yokai. Quindi non so di preciso come funzioni il suo. Non so se è tipo uno yokai da supporter come Nonnofame o Rivela. Ma penso di sì perché vedendo quello che fa incanta di continuo il maledetto. Ah, devo scendere qui se non sbaglio prima ho fatto. E porca miseria, lasciatemi in pace. Ecco. Ah, era Traspec? Meno male! Meno male incontriamo già Traspec, molto utile Traspec, sarà molto molto utile. Probabilmente ce n'è anche uno a casa della nonna dopo che l'avrò sicuramente attivato questo, sicuramente ce ne sarà, oh mio Dio, Jibanyan. Ce ne avrà sicuramente uno anche a casa della nonna così da poter spostarci più velocemente. Allora, eliminiamo anche Incontifante, per favore. Anche questo all'ultimo PS, si aggrappa all'ultimo PS. Sudan Sudan e Fumuro si mettono in difesa. Ci posso fare io? Allora, pane farcito, bene, mi servirà più avanti per far recuperare le forze dei miei yokai. Oggetto l'ho preso, vediamo un po' Traspec che ci dice. Fiu, pensavo che nessuno mi avrebbe trovato. Ah, io sono Traspec. Fa sempre uffo perché ha fame, è ciccione, quindi non rifiata. Traspec, Traspec. Ah, ha trovato il racchiudo degli spiriti degli specchi delle casate nobili antiche. Bla bla bla, connette gli specchi tra loro. Ti porta dappertutto. Wow, Whisper non fa più neanche finta di conoscere questi yokai. In effetti. Tutto bene, Traspec. Sembravi avere qualche problema. Beh, ho scalato questa collina, ma ho un pessimo senso dell'orientamento e mi sono perso. Ho girato a vuoto così tanto che non riesco più a camminare. Oh, ma è terribile. Se hai tutto lì, problema, ti posso portare giù io. Oh, mi spiace disturbare, ma mi basta arrivare ai piedi della collina, davvero. Cioè, davvero portiamo noi? Ah. Ma ai piedi della collina? Perché
Perché hanno preso la strada? Vabbè, non mi faccio domande che è meglio. Oh, grazie mille, sei stato di grande aiuto. Come mai riuscito a risalire in cima alla collina? Per ammirare il bellissimo paesaggio, la vista da questa cima è famosa. È la destinazione più consigliata in assoluto del settimanale Viaggi Yokai. Ho un altro favore da chiederti, mi mostri la tua mano, Andrea? No, ok. Pensavo volesse fare il gioco della mano, ma a quanto pare no. Ok, ora so la voce che ha, quindi posso fare la sua voce, Traspec! No, meglio di no. Ok, oh, perfetto! Ah, quindi è uno yokai speciale, ok. Cioè, speciale nel senso psichico, cioè, insomma... Pokémon, non è Pokémon! Allora, dopo ve lo spiego. Come segno di gratitudine puoi chiedermi per viaggiare dove vuoi, posso trasportarti ovunque vorrai. Beh, ovunque ci sia uno specchio. Ok, posso andare con Traspec. Allora, voglio farvi vedere una cosa. Piacere mio di conoscerti. Ok, siamo in cima, Andrea. Vediamo questa vista mozzafiato. No, miaozzafiato. Gibaian, devi parlare come un gatto. Sì, assolutamente, non perdetevela. Mi sembra un'idea eccellente, andiamo. Sì, ho già visto dov'era, ci sono provato ad andare, ma mi ha bloccato anche perché non ci ho fatto neanche tanto caso che era lì. Allora, Traspec è... No, non mi ricordo come si chiama quel tipo di yokai. Mistico, ecco. Vabbè, io ho detto speciale, mistico, insomma. Era lì, era lì. Ci sono altri yokai da affrontare, per fortuna. Ma ricarico... Sì, ci sono, ok. Ma ricarico un attimo i miei per yokai... Cioè... Insomma, italiano vienimi in aiuto. Ricarico i miei yokai perché Gibanyan era in pessime condizioni. Oggi la Monster mi ha fatto male oggi, ve lo dico. Sì, prima di registrare mi scolo una lattina di Monster e poi inizio a registrare perché sennò non ce la faccio, ok? Mi serve energia taurina potente. Buttiamoci all'Akbar! No, niente, battutacce sull'Isis, per favore. E dopo mi vengono a cercare. Allora, abbiamo una bandierina? Una missione qui? Davvero in questo posto sperduto? Mannaggia gli yokai che mi attaccano. Non a tutti. Alcuni yokai sono carini, altri mi attaccano e sono brutti. Ok, dunque qui sopra. Vabbè, faccio la... Madonna. Oddio, questo quanto è carino! Lo voglio! Poco tanto. Non ci ho mai combattuto contro sul primo Yokai Watch. Però c'era nella sigla. Ma in Contifante mi sbaglio o è forte? Vedi un po', facciamo un po' qualcosa ragazzi, dai. Bravo Dolor. Dolor mi piace come yokai. Non è forte, attenzione. Per essere un rango C non è particolarmente forte, ma mi piace troppo. Poi nella storia ovviamente... Ok, volevo farmi un amico in effetti. Più poco che tanto. Volevo farmi un amico Dolor. Sì, poco tanto. Ma Dolor, dicevo, mi piace usarlo. Mi piace come yokai. Non è particolarmente potente. Poi nel corso della storia, ovviamente, cambierò yokai. Shibanyan. Forse Shibanyan. Lo tolgo. Ma perché? Prenderò Malonian. So già. O Malonian. Mettetevelo dove vi pare l'accento. E so anche come fare. Il problema è che non so se mi ci vuole il rango A. Solo questo non so. Ad ogni modo abbiamo Leo Pigro e Leo Fuoco Bianco, cromatico probabilmente. Non sono ancora pronto, sono solo un bambino. Siro. Ci manca una I, facciamo Siro il dragone di Saint Seiya, comunque sia. Siamo lì, eh. Ruggisci, ruggisci con tutta la tua forza. Com'è questa storia del ruggito? Scusatemi, le mie istruzioni non si riferivano a voi, è solo che questo cucciolo si rifiuta persino di cominciare l'allenamento. Sono ancora giovane, sei sicuro che è la giusta per questo allenamento? E tu chi sei? Ci ho appena parlato! Dai ragazzi, su! Sveglia Nathan! Lui è Leo Pigro, un leone yokai, proprio come sottoscritto. Non vorrei intromettermi, però non ti sembra un po'... È Gracilino, vero? Caspita, questa era cattiva. È Gracilino, chissà cosa gli avrà detto in realtà. Allora, se in Giappone dire gracilino è un'offesa, cazzo allora. Ok, mi va bene anche così, però ho grandi aspettative per lui, mi renderò un maestro molto fiero.
Ah, ecco da chi deriva la proverbiale fierezza dei leoni. Pensavo forse perché in passato venivano anche chiamate fiere. Sì, in effetti. Potrebbero essere entrambe le cose. Io e il padre di questo cucciolo ci conosciamo da tempo. Mi ha chiesto di allenare suo figlio, sai, rendere papà orgoglioso. Ma questo ragazzino non ha un baffo di motivazione, non ce la fa proprio. Sei sicuro che lo stai allenando nel modo giusto? Come? Come osi tu, una mozzarella, dubitare dei miei metodi? Che assurdità! Come? Non sono una mozzarella, sono un valletto, non volevo offendere. Tuttavia potrebbe esserci del vero nella tua aspra critica. Pare che non sia tagliato per il mio metodo di allenamento. Manco un po'. Hai qualche metodo segreto di allenamento nascosto nella manica? Ok. La pigro, allenati. Accettiamo sto incarico? Non avrebbe senso cominciare con qualcosa al suo livello? Non ci avevo pensato. Qualcosa di super semplice, intendi? Beh, non la metterei esattamente così. Stavo pensando di cominciare con qualcosa che a Leo Pigro piace fare. Potrebbe funzionare. Ehi, Leo Pigro, che genere di allenamento ti piace? Fammi pensare. Mi piace leggere libri. Libri? Esatto, mia madre mi legge sempre i libri migliori. È fantastico. Libri. Non posso dire di saperne tanto sui libri. Che ne dici di un libro o un manuale che spieghi come allenarsi? Se leggi un libro del genere, forse in qualche modo riuscirà ad allenarsi. Ehi, sei proprio intelligente, bella pensata. Stavo pensando che gli servono le basi delle arti marziali, per cui dovremmo prendere dei libri su quel genere di argomento. Questo è facile, ci sono libri di ogni sorta sull'argomento, così su dei piedi ci sono a tutto karate e tecni Dario. Ok, andiamo a prendere quei due libri e portiamoli al Leo Pigro. Lo faresti davvero? Bene, saremo in attesa. Ora io dovrei avere o tecni Dario o tu a tutto karate, una delle due ce l'ho sicuro. Allora, tutto karate, non ho tecniche. Ecco, ce li ho! Ah, ok, ce n'ho anche un bel po'. Sì, li consegno. Perfetto, quindi è fatta? Ah, dunque, questi sono i libri per Leo Pigro. Perfetto, Leo Pigro, devi leggere questi libri per iniziare il tuo nuovo allenamento. Wow, devo leggere, fantastico, mi piace un sacco questo allenamento. Oggi sembra più motivato del solito. Quindi? Ce l'ha fatta? Dai, dimmi che ce l'ha fatta. Wow, sei stato velocissimo a leggere. Molte erano informazioni di base sul karate e l'utilizzo di diverse abilità. Mi sento molto più informato ora. Senti anche di voler iniziare ad allenarti e a imparare di più? Beh, riguardo a questo. Non vuoi ancora iniziare ad allenarti? Quel che vorrei fare è leggere di più su questi argomenti per imparare. Ah, il piano di lettura mi si è ritorto contro. Come detto? Non c'è niente che possa fare? Fammi pensare. Aspetta, c'è qualcosa. Hai molti amici yokai che viaggiano con te, no? Sì? Bene, quindi che ne dici di portare con te questo cucciolo? Prendilo sotto la tua ala e rendilo un magnifico yokai degno d'orgoglio. Aspetta, che cosa? È una buona idea, in più ci guadagni un nuovo amico yokai. Beh, immagino sia vero, ma. Ti prego, è proprio come dice il tuo valletto, avresti un nuovo amico. Ok, devo solamente portarti Leo Pigro dietro. Devo solamente portarmi Leo Pigro dietro, giusto? Quindi lo farai? Splendido, sei l'unica speranza per questo cucciolo. Leo Pigro d'ora in poi, lui sarà il tuo nuovo maestro. Rendimi fiero di te, o fiera. Farò del mio meglio. Piacere di essere nella squadra, umano. Ok, numero 9 della prima pagina. Buono. Di quanto allenamento ha bisogno? Come farò a sapere quando è pronto? Beh, vedi, suo padre è grande yokai e Leo forte. Ah. Allenandosi, Leo Pigro dovrebbe riuscire a diventare glorioso quanto il padre. Almeno finché non succede qualcosa, si evolve il Leo forte? E vai! Cerchiamo di dare il meglio di noi. Se riuscirà a trasformare questo cucciolo in Leo forte, riportalo come padre. Riportalo come parte della tua squadra a 6. Sarà il test. Giudicherò la qualità del suo allenamento e se è degno di orgoglio. Cioè devo allenarlo per forza per completare la missione? Vediamo cosa c'è di qua. Neanche uno scrigno. Oh. E vabbè, però, insomma, cioè, allora, questo è uno yokai, ok, questo è sicuro. Ma può essere che questi yokai li posso, diciamo, parlarci? Solo quando torno indietro nel tempo, che conosco appunto mio nonno, Nathaniel. Potrebbe essere questo.
il modo in cui farle attivare, tra virgolette, tra molte virgolette. Perché da quel che ho capito, il nonno del personaggio di Nathan, appunto, Nathaniel, riusciva a vedere o comunque sia a sentire gli yokai. Cioè una cosa del genere, dove forse aveva anche il primo yokai watch. Addirittura, qui non c'è niente a parte una bella vista, sinceramente parlando, eh. Non ho ancora capito bene se appunto aveva il primo Yokai Watch, perché so che in questo gioco si assiste alla nascita del primo Yokai Watch. Però intanto godiamoci il paesaggio. Traspec aveva ragione, che vista stupenda, una giornata così limpida. Piove all'improvviso. Che? Sta iniziando a piovere? Oh, immagino che il tempo cambi in fretta sulle montagne, in effetti è vero. Sembra che smetterà presto, non c'è un posto per ripararsi? Tu vedi qualche collina scoscesa, Whisper, dove ripararsi? Gna, rallenta, Andrea! Ah, adoro correre sotto la pioggia, prova a starmi dietro, Shibanyan! Così vi cascate, scivolate e andate a finire di sotto. Come fate a giocare con questo tempo? Mi sto bagnando tutto! Plic, plic, se prendo un raffreddore non resteranno così vivaci a lungo. Sì, in effetti. Ha smesso di piovere di botto? No, soltanto qui, che succede? Mi domando se ci sono gli yokai nei paraggi, controlla col tuo orologio. Sì, in effetti ci sta facendo l'ombrello. Quello che ho visto prima, praticamente, è... solo in carne e ossa. Oi. Ah, ecco. Plic, plic, sei il primo bambino che ho visto giocare nella pioggia. Fantastico. Uno yokai ombrello? Tu sei? Andiamo, Whisper, smettere di fingere. Neanche tu sai chi sia questo yokai. Ehi, oh, lascia perdere, sono troppo emozionato per offendermi, io so chi è. È uno yokai di serie A, una leggenda dello yokai world. È il sole unico Parsolino. Mai sentito, è proprio così famoso? Certo che sì, voglio dire, lo conosco pure io. Per dirla come Giovanni, è una star. Come i membri di vicina Armiaonia. Allora, si chiamano micione armoniche. O, sì, le micione armoniche. Perché c'è scritto vicina armonia in teoria? Italiano, spiegami perché. Wow, così famoso, eh? Oh cielo, pensare che l'ho conosciuto dal vivo, che onore. Plic, plic, plic. Oh, non farmi arrossire, sei già rosso. Ehi, Parsolino, ti va di giocare con noi nella pioggia? Oh, mi piace come idea, speravo che me lo chiedessi. Oh, mi sa che ha smesso di piovere. Plic, plic, plic. Parsolino, qualche problema? Scusate, devo andare. No, aspetta, non mi ha ancora fatto un autografo. Peccato. Almeno l'ho conosciuto. Mi domando cosa sia successo. Uè, già pomeriggio? Ah, quindi le cornacchie annunciano il pomeriggio. Ah, ci piccheggia sera, forse è il caso di rientrare. Molto probabilmente tua nonna avrà finito di preparare la cena, no? Probabile, ok, andiamo. Torna a casa della nonna. Ovviamente Traspec non può darmi una mano. Sarebbe troppo bello, vero Traspec? Allora, sì. Casa della nonna, vedi che c'è allora? Perché devo essere... dubbioso. Anche me l'aspettavo che c'era. Quindi l'ho detto che me l'aspettavo che c'era. Dai, Andrelink, su. Sei tornato, com'è andata? Ti sei divertito? Sì, molto bene, starei morendo di fame. Proprio così. Mangiamo allora. Ah sì, mo devo mangiare. Che bell'aspetto. Andiamo.
dai, Andrea, su, concentrati. No, è finito Shibanyan. Ti ho preparato un bel bagno, vai a rinfrescarti prima di andare a letto. Grazie, nonna, come sei gentile. Oddio, vecchi bagni proprio. E poi a lei soffiare di continuo finché non rifuoco non è bello vivo e potente. Ah, ci voleva proprio dopo una lunga giornata come quella di oggi. Niente, manca solo il tacco finale. Shibanyan, ti stai ancora lavando la testa? Ehi Andrea, guarda, mi sono Whisper! Dai. Sei identico. Ci bagno nello shampoo d'arancia che non te l'ha mai detto nessuno. E a dirla tutta il mio stile è completamente diverso. Non direi proprio. Oh cielo, sembra che ti stia divertendo là dentro. Parlo da solo, nonna. Non ci fare caso, eh. Ah, pensavo ci si buttasse come a casa, sapete? Sul futon non è che ci si può buttare più di tanto, perché fa caschi per terra in poche parole. Anche se i pavimenti giapponesi sono simili alle moquette americane. Simili, non uguali. C'è una piccola differenza. Ehi Andrea, sveglia, sveglia, gna. Shibanyan, dammi solo altri 5 minuti. Hai davvero bisogno di dormire così tanto? Andrea, credo che Shibanyan debba andare alla toilette. Il gabinetto? Ah, beh, basta andare fuori. Fuori? Perché il gabinetto è fuori, Nie? Beh, siamo in campagna dopo tutto. Ah, puoi sbrigarti e mostrarmi dov'è? Se non ti sbrighi, la situazione potrebbe esplodere! Cosa? È un'emergenza alla toilette! Forza, gente! Corri al bagno? Ma che, davvero? Cioè, poi la nonna che dorme con la stanza aperta, con la porta aperta, cioè, così a caso. Shibanyan, da questa parte non ce la faccio più, sta per esplodere! Boh, non la fa perché succede qualcosa. Phew, ora aspettate che finisca, promettete? Falla! E perché? Hai paura di andare da solo in bagno di notte? Assolutamente no, sono uno yokai io, non ho paura. In effetti sono gli yokai che farebbero paura e non loro che dovrebbero avere paura. Non sapevo neanche che gli yokai andassero a bagno. Ma se mangiano! Cosa ti aspetti? Che cibo svanisca nel nulla? Ok, prometto, ti aspetto qui. Non osate andare via, ok? Ok. Si è anche risposto da solo. Che qualcuno mi aiuti! Whisper, l'hai sentito anche tu? Sì, mi pare che provenisse da quella parte. Andiamo a vedere chi è. Ma devo aspettare Shibanyan. Poverino, dai. Ehi, dove siete andati? Avevate promesso! Madonna. Di prepotenza. Vai davanti alla casa. Oh mio Dio! Che succede? Non ce la faccio, ok? È impossibile. Per favore, lasciami tornare a casa. Ma io pensavo che tu fossi lo yokai che può curare chiunque. Quindi sbrigati e fai tornare la mia faccia giovane come era prima. Non essere assillante e non scordarti che invecchiare non è una malattia. Adesso basta con questo atteggiamento, non risolverai niente. Eh già, proprio niente. Hai ragione. Coloro che non fanno ciò che viene loro richiesto ne pagheranno il prezzo. Ah, per favore, aiuto! Aspetti un attimo, signora. Chi di grazia osa intromettersi nei miei affari? Eli snobbetta. Sono un impetuoso valletto, yokai damigella. Questo non ti riguarda, valletto. Vi sto dando l'opportunità di andarvene. Forse farebbe meglio servirsene lei. Non amiamo prendercela con i deboli. E il mio padrone è qui per insegnarle una lezione, madamigella. Chi? Io? Ah, potrei distruggervi ad occhi chiusi. Vedremo chi prevarrà. Beh, Nervimacio, insomma, è forte, ma non più di tanto, eh. Elis Nobetta, tesoro bello. Cioè, proprio vuoi morire male, tu? Vai!
Quanta vita hai, tesoro? Ok, è morta anche lei. Morta, si fa per dire. Madonna. Tutto sto casino per 68 punti esperienza? Almeno 100, zio. Avete avuto la meglio stavolta, ma sappiatelo, ci rivedremo ancora. Con un salto mortale scompaiono. Va tutto bene, non ti ha fatto male, vero? No, grazie a te, mi hai salvata. A proposito, io sono Kuraling. Perché quegli yokai erano così cattivi con te, Kuraling? Oh, sai come ultimamente io sto con gli spiritossi, loro sono le polpanime. Polpanime, spiritossi? Lascia perdere, non riguarda voi umani. Comunque, grazie per l'aiuto. Slurp, questo è per avermi salvato. Oh, diventiamo amici! Sì, amici. Kuraling. Kuraling? Con quale accento? Kuraling è femmina. So solo questo di questo yokai. È strano che io conosca il sesso degli yokai e non i loro effetti o abilità in battaglia. Perché lo so? Se mai dovessi farti male, non esitare a chiamarmi, ok? Whisper, di cosa parlava Kuraling? Chi sono gli spiritossi e le polpanime? Beh, come dire, spiritossi e polpanime sono... Oh, come quei negozi di brioche, alcuni sono per lo spirito, altri per l'anima. I yokai hanno qualcosa di simile, una sorta di competizione. E per la cronaca, le mie brioche preferite sono... Quelle dello spirito, dai, dillo. Ma stai dormendo? Cosa? Sì, ho sonno. Non è caso di dormire qui fuori, torniamo dentro. Ottima idea. Cioè, addirittura torna a casa della nonna? Boh, vabbè. Magari un pisolino, direi. Mi sa che poi possiamo anche concludere questo capitolo, eh? Credo. Penso si concluda così o continua ad andare avanti, capitolo? Ah, oh no, nonna! Deve essere successo qualcosa presto, la nonna potrebbe essere nei guai. Il passo giornaliero è scaduto, comprane un altro per viaggiare sul treno. Forse si chiama giornaliero apposta? Nonna, chi c'è qualche problema? Oh Andrea, si tratta delle brioche che mi hai portato, ecco. Le brioche? Non dirmi che sono già stantie! Ma è la demo! Wow, che succede? Sono io o quella brioche è diventata enorme? Ah, ora è ancora più grande, quelle voci erano vere. Voci? Quali voci? Oggetti in giro per il villaggio, muffin, pancake, sono tutti diventati enormi. Sono due brioche giganti, così deliziose. Ho sempre sognato. Gibanian, te l'ho detto anche nella demo. Non è sognato, è sognato. Sei un gatto. Ho sempre sognato di entrare una brioche gigante come questa. Gna! Il mio sogno è diventato realtà. Miau, che? È uscita fuori dalla porta. Oh cielo, c'è una brioche volante in giardino. Aspetta, brioche, ti amo, tu appartieni a me. Beh, innanzitutto non è tua. E ora acchiappiamo quella brioche. Bene, io direi che questo video lo termino qui perché... Anche perché poi la demo... Questa è la parte della demo. Però se Meganian, o meglio... Quello che dovrebbe essere Meganian entrasse a far parte della mia squadra in questo Yokai Watch, non mi dispiacerebbe, anche perché c'è nella skin dei miei video ci sono Dracunian, Gibanian e Overnian. Non ho idea di come si chiami in italiano. O nella versione europea comunque sia no, nella versione italiana del gioco. Perché i nomi differiscono tra italiano, inglese, francese, tedesco e americano. No, americano forse no. Francese, spagnolo, tedesco, italiano e inglese. Quindi Cuj, per questo video è tutto. Nel prossimo appunto ci sarà la parte della demo, spero migliorata o quantomeno arricchita di particolari. Vi ricordo che in descrizione ci sono link per Facebook e Twitter, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. E ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.